Buongiorno a tutte e a tutti. Sono davvero molto felice di essere qui per tenere questo corso. Microfono. Tuttavia devo subito confessare che due ipoteche pesano su questo corso. È la prima volta che tengo un corso in italiano e dovrei piuttosto dire che è la prima volta che intento dare un corso in italiano. Così non avrò molte precisioni, molte sfumature e quindi vi chiedo due cose, la sua indulgenza. E si parlare abbastanza lentamente. Forse c'è qualcuno tra voi che parla un buon francese e che può servirmi come mio assistente linguistico. Conoscete il tema del corso? Nel corso della filosofia della comunicazione si tratta di considerare la disciplina semiotica. E nel quadro di questa disciplina proporre un approccio molto particolare, però vedrete che ci riporta alla filosofia. Questo approccio è la semiotica cognitiva. Faremo una domanda che la nostra disciplina spesso non pone, perché c'è un senso piuttosto che niente. Studieremo primo il rapporto tra la conoscenza e la esperienza, quella esperienza che facciamo con il nostro corpo. Quindi dovremmo parlare di sensorialità, forse in un modo un po' tecnico, un modo relativamente tecnico, con particolare attenzione alla sensorialità che è la visione. Questo approccio sarà la seconda ipoteca. Oggi, entre parentesi, oggi sarà senza dubbio la giornata più difficile perché dovrebbe essere molta tecnica. Adesso, il mio italiano, il giorno in cui il mio italiano sarà il peggio, dunque si sovrapporranno quindi le due difficoltà. E per voi sarà il giorno più lungo. Vedremo che l'approccio della visione porterà a incontrare alcuni, la visione e la percezione in generale, porterà a incontrare alcuni punti fondamentali della linguistica e della semiotica, come per esempio il concetto di posizione, e non solo incontrarli, ma spiegarli. Affronteremo poi questioni forse meno tecniche, ma più complesse, come e perché nascono le categorie, per esempio qui abbiamo esempi di tavole, questo è una tavola, anche è una tavola. Ma tuttavia sappiamo riconoscere la categoria generale delle tavole, com'è perché nascono le categorie? Vedremo che queste categorie servono a organizzare l'universo e a riorganizzare questo universo. Vedremo come nascono i sistemi semiotici che rendono conto di queste categorie e che permettono la comunicazione delle categorie delle nostre esperienze.
Alcune di quelle questioni diventeranno così filosofiche: qual è il rapporto entro la realtà, yes, il senso. Sì, il senso provenga dall'universo e dai corpi, vedremo anche che ritorna il senso all'universo attraverso l'azione, che ci permetterà di offrire una descrizione, per esempio una descrizione semiotica degli arnesi tensili. Ci porremo anche questioni come la differenza che può esistere tra diversi tipi di senso da noi sensi da noi organizzati, come ad esempio il senso artistico e il senso scientifico. La prospettiva cognitivista pone ovviamente molti problemi, e in particolare quello del rapporto entro le scienze umane e le scienze naturali. Punto su cui torneremo alla fine delle nostre discussioni. Come ho detto, partirò dalla sensorialità, che è la visione, che ci permetterà di sviluppare alcuni strumenti fondamentali della semiotica visiva. Se le teorie del senso sono numerose, spesso sono descrittive, molto dettagliate su come descrivere il senso e le sue manifestazioni. Grimas, uno dei maestri della semantica, osservò nel 1970, cito: possiamo dire che il progresso della semiotica negli ultimi tempi consiste essenzialmente nello sviluppo del suo campo di manovra, nell'ulteriore esplorazione delle possibilità strategiche di apprensione del significato. Senza saperne di più sulla natura del significato, abbiamo imparato a capire meglio dove si manifesta e come si trasforma. Sono passati 50 anni dopo il nuovo 170. Il catasto di quello che è stato chiamato il campo di manovra è stato certamente chiarito in modo spettacolare, e il contenuto di questo campo è diventato notevolmente più ricco e complesso. Ma la questione della natura del significato è rimasta irrisolta, come quella adesso legata, per sapere come e perché nasce questo significato, questo senso. E parafrasando la famosa frase di Leibniz, le nostre discipline difficilmente si sono chieste perché esiste il senso piuttosto che niente, lasciando questo problema alla filosofia. In effetti, le scienze del senso, e con questo intendo la semantica linguistica, quanto la semiotica che la inquadra, si basano tutte, implicitamente o esplicitamente, sull'astioma della convenzionalità. Postulano un accordo, prima di tutto, un sistema esterno alle coscienze individuali, un sistema che si imponga a loro in modo imperativo. E questo è l'assioma che sussulta con il concetto di linguaggio. Ma la teoria della convenzionalità lascia nell'ombra ciò che sta al di sotto della convenzione, ignorando deliberatamente
un'interfaccia cruciale. Come emerge il senso dall'esperienza? Un problema fortemente irritante perché solleva la questione del legame da stabilire tra un senso che sembra privo di fondamento fisico e gli stimoli fisici provenienti dal mondo esterno, stimoli che come tali sembrano non avere alcun significato. Semplificando, possiamo dire che le scuole semiotiche forniscono tre tipi di risposte a questa domanda della relazione entre l'esperienza e il mondo esterno e il senso. Da un lato ci sono le scuole ragionaliste che fanno parte di un corrente di pensiero illustrata prima da Saussure, poi da Jens Lehmann e poi da Gray Mas. Ma questa corrente di pensiero ha subito un'importante modificazione che si concorda di chiamare post-Gray-Massiana, infine il terzo pensiero, la terza scuola, è il pensiero pragmatico illustrato da Peirce. La prima è la risposta strutturalista. Gli strutturalisti si sono stato soprattutto preoccupati della purezza dei loro modelli. Per i rappresentanti di questo corrente, l'importante è che la descrizione della lingua e di tutti i sistemi, è che la descrizione dei sistemi possa essere soddisfatta della sua coerenza interna per essere adeguata al suo scopo. In questa semiotica, dunque, regna l'idea della totale autonomia dei semi rispetto al mondo. Questa concezione ha portato al concetto di arbitrarietà del segno, spesso fatto dogma, il quale termina tra parentesi la questione mette tra parentesi la questione del punto di contatto tra il mondo e il sistema semiotico. La qualità raggiunta nella descrizione della logica interna del sistema è quindi pagata a caro prezzo. Ci condanniamo infatti a non sapere praticamente a cosa servono i segni e i nostri linguaggi. Perché non ci viene detto niente su come ottenere la corrispondenza desiderata. Al contrario, la dottrina rimane basata su una razionalità astratta e decorporalizzata. Non so se esiste la traduzione del Limborite in italiano, perfetto, disincarnato. Perché la semiotica europea resta decisamente interessata soprattutto alla purezza dei suoi modelli, che vuole a rappresentanti fatti cercare i principi, che vuole tutelare da ogni contaminazione referenziale. Per alcuni dei suoi rappresentanti, infatti, cercare i principi di strutturazione dei sistemi semiotici al di fuori di essi, ad esempio nella percezione, nella psicologia o nella logica formale o anche nei dati antropologici, sociali, cercare i principi di strutturazione fuori del sistema stesso sarebbe un grave errore. Per loro, struttura è la
è la modalità di esistenza della significazione. È una città. La struttura è la modalità di esistenza della significazione. Lo strutturalismo difende poi l'idea, prima vista paradossale, secondo la quale qualsiasi strutturazione di un campo presuppone un principio strutturante di per sé non strutturabile. In una semiotica di questo tipo abbiamo un principio fondamentale per la strutturazione e il concetto di opposizione. Il valore di un elemento dipende non dalla sua natura, ma dal suo carattere distintivo, cioè dalle relazioni che intrattiene con gli altri elementi, in modo che questo valore sia prima negativo. L'elemento è definito da ciò che non è se stesso. Vedremo la validità di questo principio. La semiotica cognitiva spiega come può nascere questo fenomeno della opposizione, ma anche formula una domanda a questo principio di opposizione. Vedremo quindi l'origine cognitiva dell'opposizione e la sua funzione antropologica generale. Qualcuno potrebbe considerare che una nuova era semiotica si è aperta verso la fine del secolo scorso, quando è nata un corrente che prontamente si designa come post-Gramsciana, corrente in cui il ruolo del mio collega Racutani dell'Università di Limoges sarà stato decisivo. Questo corrente sembra abbandonare l'autonomismo logicista che aveva caratterizzato il strutturalismo classico, orientandosi verso quelle che comunemente vengono chiamate le forme di vita, le sensorialità, le pratiche, le passioni e più generalmente il mondo dell'enunciazione. Ma c'è una vera rottura lì? Per molti rappresentanti di questa corrente, le sensorialità sono soprattutto un postulato e rifiutano, come faceva da parte sua Umberto Eco, rifiutano di tenere conto dei meccanismi fisiologici che determinano queste sensorialità, che sono quindi destinate a essere come una scatola nera. All'improvviso si può oggi apprendere una carriera nel studio semiotico delle sensorialità, i gusti, i colori, gli odori, sorprendentemente ignorando completamente i meccanismi fisiologici alla base di queste sensorialità, e persino rifiutando qualsiasi rilevanza per questi meccanismi. Questa eruttanza rompe con l'autonomismo è spiegata da due avversioni tradizionalmente sperimentate dalle scienze umane e su cui torneremo altri sviluppi del corso. Due avversioni, prima l'avversione, la sfiducia nel riferimento,
La preoccupazione di questo riferimento, diciamo, referenzia, non so, la preoccupazione della referenzia sarebbe, cito il mio amico François Lasquier, il prodotto del realismo millenario della filosofia del linguaggio che intende garantire segni su un ordine del mondo. E l'ultima analisi. Aggiunge Rastier, in ultima analisi, su un ordine divino. Madre, la referenza se gli ha avrà fondo religioso. I escludiamo, escludono quindi l'ipotesi che le categorizzazioni, studieremo, che le categorizzazioni linguistiche, semiotiche in generale, sono parallele alle categorizzazioni umane in altri domini della cognizione. La seconda versione è il rifiuto della prospettiva genetica. Dove vengono i sistemi genetici? Il filosofo Jean-François Bourdon concorda quindi sul fatto che, entre virgolette, le categorie sono il punto di partenza di tutta la semantica, ma la questione della loro origine è per la maggior parte indecidibile, come ogni questione riguardante l'origine del senso. Questa origine che studieremo. Ma come conciliare questo nuovo interesse per le pratiche, le forme di vita, la sensorialità, con questi due rifiuti? C'è una contraddizione qui. Da questa contraddizione escono le correnti tradizionali delle nostre discipline grazie a due tattiche molto comprovate, il logicismo e il testualismo. Chiamerei logicismo, il desiderio di far coincidere le manifestazioni sensoriali con un modello logico o linguistico, il che si traduce nel confondere la descrizione del fenomeno con quella del processo che lo genera. Ad esempio, quando Fontanelli, che ho citato, ritorna a studia l'inverso dello visibile della luce, e quando ritorna ai processi fisici che generano la luce, questi fenomeni sono descritti nel suo libro Semiotica del visibile, sono descritti non ricordando la fisica o la fisiologia della visione, ma ricorrendo al classico quadrato semiotico. Le radiazioni luminose devono essere conformi a quella struttura logica. Il testualismo, la seconda tattica, due tattiche, il logicismo e il testualismo. Il testualismo consiste nel trattare i fenomeni accostandoli attraverso il metalinguaggio che li descrive. Si tratta qui di affrontare sensorialità e pratiche riconducendole all'interno di una piccola porzione del campo di ricerca, la parte finora meglio documentata,
quella delle manifestazioni discorsive. Come un rappresentante di questa corrente confessa, se l'oggettivo rivendicato della semiotica è il senso, la disciplina evita di porsi la questione della natura del senso per concentrarsi sulla, entre virgolette, apparenza del senso, appresa concretamente nel discorso che la manifesta, nei testi, nel discorso che la manifesta e che la fa comunicabile. La semiotica sarà quindi interessata solo alle sensorialità e alle pratiche attraverso i testi che ne parlano, così come Barthes non è stato in grado di cogliere il fenomeno semiotico della moda solo attraverso i testi riportandolo, questo fenomeno della moda. C'è una terza risposta alla questione del rapporto tra l'esperienza del mondo nel senso. E la risposta pragmatica a quella questione, il pragmatismo fornisce una risposta completamente diversa che il strutturalismo e il post-renazionalismo. Il pensiero di Peirce riserva infatti una parte importante all'ipotesi, un meccanismo capitale del funzionamento delle inferenze e soprattutto dell'abduzione, il tipo di inferenza che più probabilmente è capabile di modificare la nostra conoscenza del mondo. Ora, questa inferenza, come tutte le altre inferenze, funziona sempre sulla base dei dati forniti dall'esperienza. L'esperienza quindi occupa qui un certo posto nella teoria, un posto che la semiotica post-sorgiana le negava. Tuttavia, la questione del rapporto tra il mondo e i segni non riceve una risposta molto più soddisfacente da Peirce che da Grenmass. Per lui gli oggetti sono reali, entre virgolette, vale a dire indipendente dell'idea che ne abbiamo. E sono loro gli oggetti, sono loro che imponendosi scatenano un processo bisognoso. Ma prevedere una formatizzazione di questi oggetti e allo stesso tempo ammettere che lo semiotico esisterebbe a monte di ciò che viene dato come semiotico, così che la semiotica in un certo senso non farebbe più nulla poiché non avrebbe nulla da fare. Peirce aveva questa idea una donazione di senso da parte di oggetti non è chiara. Niente viene detto su come questo oggetto determina un senso, questione che sarà la nostra preoccupazione nel corso. Peirce distingue due oggetti, l'oggetto immediato e l'oggetto dinamico. L'oggetto immediato, inscritto nel segno, è un aspetto dell'oggetto dinamico, vale a dire l'oggetto così com'è, nella sua realtà. Realtà, entre virgolette, è una citazione di Peirce. L'oggetto immediato, inscritto nel segno, è un aspetto dell'oggetto dinamico, vale a dire l'oggetto così com'è nella sua realtà. È quell'oggetto dinamico che determina il segno, che Peirce chiama rappresentame, come si sa. Determina il segno per rappresentarlo da un certo punto di vista, il punto di vista dell'oggetto immediato. Ma il segno, aggiunge Peirce, il segno non può esprimere
l'oggetto dinamico, non può farlo conoscere, può solo indicarlo e lascia che l'interprete lo scopra attraverso un'esperienza collaterale. Questa tesi della donazione del senso da parte, a partire dell'oggetto è problematica. In primo luogo è soprattutto contraddittoria. In effetti implica che l'oggetto dinamico già ha un senso, certo un senso misterioso, però un senso lo stesso, e in questo modo avrebbe un senso prima di ogni significazione. Per questo parlavo di contraddizione. In secondo luogo, non spiegavo come funziona la donazione del senso. È un problema. Questo è un problema posto dalla relazione tra l'oggetto percepito e la percezione. Aveva visto questo problema e aveva cercato di fornire un modello di questa percezione, ma si tace sul meccanismo utilizzato per interpretare i dati, che per definizione vengono percepiti come incompleti, incompleti i dati poiché portano necessariamente a fare inferenze. Peirce sembra qui sottolineare l'esistenza di una sorta di forza semiotica connaturale all'uomo. Il seno che l'uomo usa è l'uomo stesso, una magica. C'è una concezione psicologica qui che almeno merita di essere messa in discussione. Da un lato non è esente da pesanti presupposti di radice, perché si riserva la semiosi all'uomo e perché è un po' circolare asserire che c'è semiosi perché c'è una virtus semiotica, serve a poco. Ma né lì erano le tre tipe, era forse un po' schematico, erano le tre tipo di risposte all'interrogazione del rapporto entro il senso e l'esperienza. Ma negli ultimi 30 anni la scena ha cambiato in due modi importanti. La scena ha cambiato del lato delle scienze del linguaggio e ha cambiato anche del lato delle scienze della natura. Il mutamento che hanno subito le scienze del linguaggio le ha portate a rompere certi correnti, a rompere con il purismo strutturalista. Possiamo dire, semplificando in un modo poco pittorico, che se hanno ampliate le scienze, hanno ampliato il loro ambito di competenza in le tre dimensioni, la lunghezza, la larghezza e l'altezza. In lunghezza, la linguistica ha smesso di fermarsi alla frase, alla sentenza. Oltre a questo, non ci sono solo le relazioni sintattiche entro le frasi che studiano i connettori. Ci sono anche le strutture dei relati, delle storie, dei discorsi, ad esempio i discorsi argomentativi.
ha visto poi alla luce una tesi semiotica forte e totalizzante sia tra i poetici che tra i grammatici, sono le stesse strutture che adirebbero a tutti i livelli del sviluppo del linguaggio. Per esempio, sarebbe la misma regola che si troverebbe nella morfologia, nella sintassi frastica e nella organizzazione, dei testi. In altezza, la linguistica ha rotto con un altro postulato, quello della linearità del linguaggio. Lo studio dei fenomeni semantici mostra che il senso è guidato da una dinamica di sovrapposizione, riflessa ad esempio dal concetto di polifonia, o il concetto di figura retorica, poiché la figura retorica è una relazione dialettica entre due sensi. In fondo è l'allargamento verso ciò che noi, la terza modificazione, è in altezza, era di metafora, la relazione con lo che no è il linguaggio, il mondo. Questo mondo dove sono i partner della comunicazione, dove sono le cose. Da un lato la considerazione dei partners di comunicazione nella loro interazione ha portato a sviluppi come la pragmatica e la sociolinguistica. E d'altra parte prendere sul serio l'idea che il linguaggio fa il mondo e agisce su di esso ora rende impertinente separare la semantica dell'enciclopedia, cioè dalla rappresentazione del mondo che la determina e delle pratiche sociali, politiche, tecniche in generale. Una mutazione delle scienze del linguaggio, una seconda mutazione è quella che ha interessato le scienze cognitive e in particolare le neuroscienze. Che ora possono rinforzare le scienze del senso. Lo sviluppo delle tecniche non intrusive che hanno permesso di mettere in luce l'attività del cervello umano ha permesso a gettare una nuova luce su concetti che fino ad allora erano stati compresi solo attraverso l'introspezione e quindi che rientravano nell'ipotesi anche speculativa, concetti compressi attraverso l'introspezione o che era compresi attraverso il comportamento. Questi concetti possono ora essere correlati, già è una cosa, non vuol dire compresi, ma correlati ad un'attività fisiologica osservabile. E lo ripeto, il che non pregiudica in alcun modo la spiegazione di questa relazione. Questo è il caso dei concetti di pensiero, di calcolo, di coscienza, di emozione,
anche fenomeni di empatia nel senso del sacro. La semiotica cognitiva proposta da noi, quindi noi, qui, noi, io, De Maggestà, è un noi reale che esprime la collettività, e il gruppo mi. Questa semiotica cognitiva parte da queste due mutazioni. La sua tesi è che la semiotica e la cognizione sono strettamente correlate e più in particolare che la struttura semantica elementare, basica, riflette accuratamente la nostra attività di percezione dei dati del mondo. Sì? Non tutto il posto, perché in momenti faremo piccola escursione nelle attività, nei testi visivi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la base, la spiego oggi, ho annunciato che era il giorno più difficile, forse, perché a certi momenti sarò un po' tecnico. Ma non sarà troppo difficile, lì provavo a essere pedagogico. Bene, era una sintesi. Dire che la struttura semantica elementare riflette la nostra attività di percezione è la cosa che sviluppare oggi. In questa tesi la riassumo in questa formula: il senso procede dei sensi, un gioco di parole in quel centro. Il senso procede dei sensi. La specificità di tale semiotica cognitiva è quindi quella di enfatizzare la corporeità e la materialità dei sensi. È una semiotica materialista. Mostreremo prima come i nostri organi perifici, l'occhio, l'orecchia, eccetera, eccetera, come i nostri organi ricevono e organizzano gli stimoli al mondo esterno, confrontandoli inizialmente due a due. Questo è il principio capitale del dipolo che dettagliavo. Il prodotto già molto sofisticato di questa sequenza di lavorazione viene a sua volta elaborata da un analizzatore logico che funge da vero interprete dei fenomeni. Questo è un primo passo nel processo esperienziale della formazione dei sensi, o anasemiosi, costruzione del senso a partire dell' esperienza del mondo, la anasemiosi. Mondo naturale, la interfaccia, l'analizzatore e il processo di anasemiosi che costruisce il senso. Ma una teoria semiotica può essere completa solo se tiene conto non solo di questo processo anasemiotica, ma anche se d'altra parte assume una dimensione pragmatica. In altre
parole, deve mostrare come proprio il senso possa tornare al mondo sotto forma di azione. E l'azione è un secondo tipo di esperienza, è un ritorno al corpo, un ritorno al mondo, un ritorno alla materialità. Questo processo che chiamaremo catasemiosi, parte esso stesso dall'interpretazione che in un circuito idealmente completo di semiosi è associata a una decisione o un ordine esplicito o implicito ed ha un'esecuzione. Parte della corporeità dell'esperienza, la semiosi parte della corporeità dell'esperienza e ritorna a questa altra corporeità che è l'azione. Bene, cominciamo. L'argomento sarà principalmente esemplificato con la percezione visiva che abbiamo, e noi altra volta, che abbiamo esplorato in particolare nel nostro trattato del segno visivo, che già è un libro abbastanza vecchio, ma mutatis mutandis, il modello qui elaborato sarà valido per le altre percezioni che passano attraverso gli altri canali sensoriali. Ma prendo quella percezione visiva per illustrare in modo corsivo i primi due concetti utilizzati per descrivere l'attività di percezione, la qualità e la entità. Prendiamo in considerazione qualsiasi campo su cui si applica la nostra percezione visiva. Nel suo corso più semplice, questa attività consiste nel rilevare una qualità sul campo. Una macchia blu, una qualità blu, la qualità è blu. Tuttavia, i nostri organi percettivi e il sistema nervoso che centralizza le informazioni da essi fornite, cervello, sono attrezzati per rilevare le invarianze. In questo caso, la rete di neuroni che costituisce la retina, non si limita a localizzare, a identificare i punti giustapposti. No, se tutti questi punti hanno le stesse caratteristiche, ad esempio la stessa luminanza o lo stesso colore, se tutti questi punti hanno le stesse caratteristiche, vengono percepiti non come punti, ma come un unico insieme, costituiscono un unico compito. La qualità percepita può quindi essere definita come traslocale. Qualità, parlerò di qualità traslocale. In altre parole, la qualità è la proprietà comune estratta da una serie di sensazioni sparse e trascende l'immediato dato. Si tratta di un raggruppamento e questo raggruppamento procede da una doppia operazione alla quale tornerò, e che è dovuta a un doppio meccanismo chiamato, spiegare, la inibizione laterale e la eccitazione
laterali. E il prodotto di queste operazioni, il prodotto è una differenziazione del resto del campo, contraste, parlerò più del contraste, ma anche una equalizzazione degli stimoli. Lo che costituisce l'insieme. Perché questo trattamento di regruppamento? Il suo vantaggio è un enorme risparmio cognitivo. Invece di elaborare una massa di informazioni separate, il sistema nervoso centrale deve elaborare solo un singolo dato. Ovviamente dovremo specificare dove e come si arresta questa funzione traslocale che ci consentirà il concetto di soglia. Resumo ora, dopo vedremo il funzionamento della eccitazione laterale, della inibizione laterale e il problema della soglia. Ora passo alla entità, perché rilevare una qualità entità ha una conseguenza importante. È a partire della qualità traslocale che possiamo distinguere una entità dotata di questa qualità e possiamo discriminarla in relazione al suo ambiente. Su questa carta bianca si distingue una macchia blu, l'entità blu, la qualità. Allo stesso modo nell'aria c'è un rumore di sirena l'entità. Acuta e potente qualità. La forma non è altro che la forma che vediamo, non è altro che un insieme di punti considerati come parte di uno stesso insieme. Se i fasci di stimoli possono organizzarsi in entità, è ovviamente perché alcuni dei loro sottoinsiemi hanno qualità comuni. Ma l'importante è che l'entità sia identificata sotto solo la specie di qualità o di insieme di qualità coestensive. Possiamo quindi dire che l'entità è una qualità reificata, una qualità che è diventata qualcosa grazie alla nostra attività di percezione. Sebbene qualità ed entità non possano essere confuse, e questa distinzione si rivela molto produttiva, in particolare per spiegare l'equilibrio semantico e informativo dei sistemi semiotici, mostrarli come due aspetti dello stesso fenomeno va nella direzione da una teoria indicata dal senso. Torniamo alla dialettica della qualità e del campo percettivo globale. Quella dialettica indica che la qualità traslocale e il suo fattore entità può essere identificata solo attraverso una manovra di differenziazione, importante per quanto segue. La forma vista è staccata da uno sfondo percettivo. La comparsa dell'entità è quindi consentita dalla percezione di una discontinuità nel campo percettivo. La discontinuità, in un altro vocabolario, la catastrofe, un'altra terminologia, la discontinuità segmenta il campo in due entità,
l'entità di sul fondo. Ma proprio per il fatto che è segregata, l'entità entra in relazione con l'alta entità di fondo, la forma percepita nel fondo, perché quello che chiamo sfondo percettivo presenta una qualità traslocale distinta dalla prima. La foglia su cui vedo la macchia blu è un'entità che ha la sua propria qualità. Possiamo quindi vedere che la nozione stessa di entità presuppone quella di interazione. Possiamo infatti distinguere tra entità solo grazie a una relazione di contrasto tra due qualità. L'aspetto più importante in questo meccanismo di differenziazione è la soglia, lo che ho chiamato la soglia. Questo termine soglia si riferisce all'operazione mediante la quale il corpo determina il settore del campo percepito che sarà oggetto del raggruppamento. La soglia è ottenuta attraverso un duplice fenomeno che ho chiamato eccitazione laterale e iniziazione laterale. Ci sono domande? Spero di no, perché in italiano è lo stato di normalmente vorrei rispondere. Dicevo che la differenziazione entra l'entità con su qualità, il resto il campo percettivo, questa differenza non era algo semplice, dato, è un prodotto di un meccanismo che ho chiamato la differenziazione, e l'aspetto più importante della differenziazione è la soglia. La soglia, dicevo, è l'operazione che permette, che determina esattamente il settore del campo percepito che sarà l'oggetto del raggruppamento dei dati. E dicevo che la soglia era ottenuta attraverso due meccanismi di eccitazione laterale e inibizione laterale. E per spiegare questi termini e i meccanismi a cui si riferiscono, dobbiamo fare la famosa pausa tecnica. Una pausa tecnica, e mi scuso, devo parlare del meccanismo della visione. Il mio obiettivo non è insegnare un corso sull'anatomia dell'occhio o sulla fisiologia della visione, ma, come ho detto, dimostrare che il senso viene dai sensi non può essere fatto senza prendere in conto, in considerazione, i meccanismi fisiologici che producono quel senso. Quindi alcune parole sulla sensorialità che è la visione. Contrariamente a quanto ci è stato detto riguardo all'occhio, la retina, nel fondo dell'occhio, non è un oggetto paragonabile ad una lastra fotografica, sia digitale o argentina. Paragonare la retina a una lastra fotografica significherebbe fare di questa retina un oggetto inerte, mentre è un meccanismo attivo. Si può dire che la retina
è un vero processore. Questo lavoro, il lavoro di questo processore si basa su un strumento importante, il neurone, il nome tecnico della cellula nervosa. Il neurone può avere due sensi, la cellula nervosa isolata o un congiunto delle cellule nervose. Ora parlo del neurone come cellula unica isolata. Semplificando molto, il neurone è costituito da quattro cose. I primi tre sono il corpo cellulare, il nucleo della cellula, i due tipi di conduttore di impulsi elettrici, i dendriti e i lassoni. I dendriti sono le fibre minori che si ramificano a partire del corpo cellulare e che trasportano il segnale nervoso in direzione centripeta, verso il corpo, verso il nucleo, il corpo cellulare, verso il nucleo. E la sola, ne parlo al singolare perché c'è un solo assone per neurone. E l'assone è un conduttore di impulsi elettrici, ma questa volta in direzione centrifuga. Finalmente conduce gli impulsi al cervello, al sistema nervoso centrale. Dendriti centripeti e assone centrifugo. Ma ho detto che il neurone era costituito di quattro cose. L'importante per il resto è la quarta cosa, è vedere che gli assoni e i dendriti, e quindi i neuroni, sono collegati tra loro. Da un dispositivo che si chiama sinapsi. Conoscete tutto questo? Ne sono sicuro. La sinapsi consente quindi gli impulsi, la comunicazione tra le cellule. Prima di vedere come funziona questa comunicazione, lo ripeto, cioè, questo è ciò che è importante. Ancora due parole sulle cellule specializzate della retina. La retina è costituita da due tipi di cellule specializzate. Questo schema è un schema generale. Tutti i neuroni del corpo umano e molti animali sono assi costituiti. Ma la retina è costituita di cellule specializzate, cosiddetti fotorecettori, i bastoncelli ed i coni. I coni sono sensibili alle forme e ai colori. Quelli coni presenti nell'occhio umano sono all'incirca un numero compreso tra quattro e 7 milioni in ogni occhio. Sono localizzati principalmente nella fovea, così si chiama la parte centrale della retina, e permettono la visione centrale, con cui si legge, si mira alla gente, ai studenti, si legge le foglie, si vira, si riconoscono i volti, eccetera, eccetera. E se l'acuità visiva è buona, i coni garantiscono un'elevata risoluzione dell'immagine.
I bastoni operano in situazioni di scarsa visibilità, per esempio in una stanza poco illuminata, come qui, e garantiscono la cosiddetta visione scotopica, che si chiama anche visione notturna. Consentire effetti la visione in condizione, lo ripeto, di scarsa luminosità. La sensibilità dei bastoncelli è talmente elevata che un numero esiguo di fotoni è sufficiente per eccitarli. Il numero dei bastoncelli in ogni occhio è all'incirca un numero compreso tra 75 milioni e 150 milioni. La loro densità è massima alla periferia, contrariamente ai coni, la periferia della retina e diminuisce verso la fovea, dove è zero. I coni sono meno numerosi degli bastoncelli, però il loro tempo di risposta agli stimoli sono molto più veloci. I loro tempi di risposta sono molto più veloci. Consentono quindi di percepire dettagli e cambiamenti di immagine più rapidi rispetto ai bastoncelli. Ho detto che permettono la visione centrale, che ci permette di essere sensibili ai dettagli. Invece i bastoncini ci permettono di essere sensibili ai movimenti nel nostro campo di visivo periferico. Non vedo la mano, non vedo, però vedo il movimento. È una cosa che si muove, non può dire niente sul colore della cosa che si muove, ma vedo il movimento. Conosco, non so perché, quanto piuttosto, sì, ecco la schema della retina, le cellule sono ante in fondo e le fibre del nervo ottico sono ante le cellule. L'importante forse è vedere che hai connessione, ma accada, sono come piante, a cada pianta hai meno assone, meno dendriti. Questo spiega che ha un lavoro di raggruppamento a cada pianta. Il risultato di questo lavoro è inviato al cervello grazie al nervo ottico. Spiegavo adesso perché conosco un pittore che lavora sul tema della visione periferica. Ad esempio, dipinge, a un certo momento dipinge qui presso mi cerca la sua tela, così, e rimanendo al centro, dove la sua visione è precisa, ma mano a mano che si allontana da questo centro, i suoi lineamenti diventano sempre più imprecisi, come vedete, non sono più governate, sono governate da due cose. La memoria gestuale, ma anche la visione periferica. Ha un lavoro importante sobre quel tema. Per esempio, sta pintando
su cilindri, eccetera, eccetera. Non serviva a niente questa questione dei colli di bastoncini per il meccanismo che devo spiegare, ma era solo per fare un piccolo segnale a questo compatriota e alla sua opera. Torniamo alla soglia. Ho definito come l'operazione mediante la quale l'occhio determina il settore del campo che va a essere, diventerà una entità. Diceva che la soglia era ottenuta attraverso il famoso meccanismo doble d'eccitazione laterale e inibizione laterale. Spiegamo questo. Immaginiamo che la retina sia un tappeto di cellule interconnesse come quella che sto schematizzando qui con colonne e righe. Le cellule nella colonna di destra ricevono una certa quantità di luce, luce forte, e su una scala da 1 a 10, diciamo che le celle a destra ricevono una intensità di 8. Le celle di sinistra ricevono meno luce, e diciamo che ricevono una intensità di 2. Scopriamo che le cellule più eccitate comunicano tra loro, ma non solo comunicano tra loro, ma rafforzano la loro eccitazione. La cellula A3 dice alla cellula A4: sei eccitata tu? Oh sì, oh sì, lo faccio. Ma la A4 dice anche: Isai, la B4 è anche molto eccitata. Queste eccitazioni saranno raggruppate insieme per inviare un segnale unico al sistema nervoso centrale. È più complesso, come l'ho mostrato con la slide precedente, sono molte piante, ma per dire le cose in modo semplice, le citazioni sono raggruppate insieme per inviare un segnale unico al sistema nervoso centrale, al cervello, tramite il nervo ottico, per creare una unità, una entità. Ma ho detto che non solamente comunicavano le cellule, ma si eccitavano. Il valore è la qualità. Il valore del segnale trasmesso al cervello non sarà 8, ma 10. Questo è l'effetto quello che ho chiamato una eccitazione laterale. Possiamo vedere che A4 eccita B4. B4 eccita C4, eccetera, eccetera. Ma le cellule più eccitate sono anche collegate a quelle che lo sono meno. Valutano la loro differenza e ordinano loro di stare zitti. Sei eccitata, dice A3, A2, oh, molto. Quindi dice Altre, quindi non ha diritto di parlare. Questa volta è la inibizione laterale. La qualità del segnale, il valore del segnale che farà il valore, la qualità, il valore del segnale che verrà trasmesso al sistema nervoso centrale non sarà 2, ma 0.
È così che si costruisce la linea, il limite. Le linee sono i prodotti dei nostri organi. E lo ripeto, l'occhio funziona come un processore. È il prodotto dell'incontro entro un meccanismo che permette questa produzione del limite e dei stimoli esterni. Possiamo dire che il meccanismo che costituisce questo insieme di cellule costituisce un rivelatore specializzato dei limiti. Line detector, e qui utilizzo la parola neuroni per designare un congiunto specializzato di cellule. Ma ci sono molte neuroni, molti gruppi di cellule cose, ai rilevatori di Hund, rilevatori di Paterno, e il punto. Forme geometriche, eccetera, eccetera. Ogni volta questi rivelatori sono configurazioni attive e adattive che strutturano, ed è un modo modulare, tutte queste basi dell'organizzazione del nostro mondo. Con la nozione dei vessi, soglia? Sì. Per comparare la macchina fotografica con la retina, la macchina fotografica ebbe questo, mentre l'occhio fa questo. Vuol dire che esagera il cambio, i luoghi di cambio di intensità. Con la nozione di soglia si intende che la variazione dello stimolo al di sotto di una certa intensità, che ho chiamato soglia, le variazioni dello stimolo sotto questa intensità non vengono prese in considerazione. Sono tutte appianate e le qualità che sarebbero state distinguibili sono ridotte a una stessa qualità traslocale. Se la differenza è inferiore alla soglia, i punti vengono raggruppati e considerati come una unica entità. Ad esempio, in visione, piccole deviazioni vengono trascurate e la gamma percepita viene equalizzata. Da qui il qualificativo di traslocale. Però questo ci sono molte piccole differenze, ma possiamo dire che si tratta di una sola superficie. Se invece la differenza supera una determinata soglia di intensità, la variazione non solo viene presa in considerazione, ma viene amplificata dal dispositivo visuale. Questo dispositivo decide di esagerare qualsiasi stimolo eccedente la soglia per dargli valore di criterio. I dati così registrati costituiranno quindi una nuova qualità traslocale diversa ora. Va sottolineando che queste soglie non esistono come tali nella natura.
ma del ramo della dialettica tra gli stimoli e l'organismo del cervello. Le soglie vengono qui prodotte grazie a un'interazione tra gli stimoli degli organi percettivi e da questi fissate secondo diverse variabili. Sono un ordine e una discontinuità che questi introducono nel continuum del mondo. È da notare che questi artefatti discretizzano il continuum, operano addirittura a un livello molto fondamentale, dove difficilmente siamo abituati ad ammettere la loro arbitrarietà. Categorie che sembrano essere contate come rettilineo versus curva sono invece estremamente problematiche. In effetti, la rettilinearità è come una idealizzazione, mentre la percezione ci offre solo immagini deformate e sgranate. I meccanismi che permettono la percezione sono pile di celle morbide che compongono questi punti grezzi che chiamiamo, e questo che chiamiamo linee rette. Tra la retta e la curva c'è quindi un confine in una larga misura arbitraria, un confine arbitrario. Forse c'è ora, a questo momento, una domanda a proposito della relazione tra l'innato e l'acquisito, perché sembra dire questa espressione, spiegazione, sembra dire che tutto, sto parlando spagnolo con mi collega e con me ho una relazione più stretta con il spagnolo pure che è difficile non mescolare le due. La spiegazione di questi meccanismi di inibizione laterale e di eccitazione laterale, il fatto che ci sono dispositivi specializzati per riconoscere angoli o linee dirette o linee orizzontali, verticali, eccetera, eccetera, può suggerire che tutto è nativo, tutto è iscritto nell'organismo nostro. Sì, i meccanismi fondamentali sono innati, la logica di quei meccanismi è innata. Ma molto rapidamente la cultura se ne impossessa e può modificare l'azione di quei meccanismi. I fisiologi hanno potuto fare esperimenti su queste variazioni acquiste. E parlerò di una esperienza molto crudele. Quindi chiedo alle persone sensibili di coprirsi le orecchie per un minuto, le orecchie, gli occhi no, possono rimanere aperte, ma le orecchie. Ecco,
hanno preso i fisiologi, hanno preso gattini quando sono nati. E questi gattini devono rimanere in una posizione, la stessa posizione, in cui non possono vedere il suo proprio corpo. Sono costretti a vivere in universi con solo strisce orizzontali o solo strisce verticali. Dopo pensava che era possibile mostrare la cosa, no? Dopo ogni giorno di vita dove hanno sempre visto strisce verticali o orizzontali, si mettono gli attini a morte, ora possono aprire le orecchie, e grazie ai più sofisticati microscopi è possibile esaminare la loro retina e studiare le connessioni tra le cellule che rivestono la retina. Si osserva che i poveri gattini, avendo vissuto in ambiente verticale, per questi gattini, i legami esistenti tra le cellule idonee ad identificare le mie orizzontali sono necrotiche, non funziona più, non funziona più. E al contrario, si verifica con i gatti verticali. Naturalmente, nei gatti che hanno vissuto in ambiente orizzontale, i legami esistenti tra le cellule in grado di identificare le linee verticali non funzionano più. Questi meccanismi fondamentali di produzione delle cellule sono quindi influenzati dalle diverse esperienze. In altre parole, sono rapidamente culturalizzati e conoscono la arbitrarietà. Già conosciamo l'arbitrarietà nel suo meccanismo elementale, ma la culturalizzazione aumenta il livello di arbitrarietà. Essendo arbitrarie, le soglie potrebbero quindi variare. E variano in base a diversi parametri sui quali torno ora. Alcuni di questi parametri sono direttamente correlati alla sensorialità voluta. Ci sono varie sensorialità. La visione, ma nella visione hai la visione dei colori, la visione delle forme, la visione delle tessiture. Sono casi sensorialità diverse. È la visione, ma sono specializzazioni della visione. Possiamo dire che ciascuno di queste sensorialità mostra le sue proprie soglie di discriminazione. Per esempio, ti vedo una pittura. Ha una logica cromatica e è evidente che i miei meccanismi di differenziazione sono sensibili alle differenze di colore,
ma ci sono anche tessiture diverse che possono non coincidere. Dunque, nella visione globale, si può avere vari tipi di soglie che non coincidono. Può avere strutture differenti, sia cromatici, di luminanza o di settura. I criteri che fanno variare le soglie possono essere sensoriale, ma vedremo che ci sono anche criteri volontari. A un certo livello più elaborato, i fattori cognitivi, sociali, storici, eccetera, che intervengono possono fare variare le soglie consciamente o inconsciamente. Le soglie, per essere un po' sistematico, abbiamo i quattro fattori di variazione delle soglie. Fattori fisiologici, fattori volontari, fattori culturali e fattori che dipendono dalla durata del processo, della durata del processo o del contesto del processo di scrutazione visiva. Le soglie possono essere impostate direttamente dalle sollecitazioni fisiologiche che agiscono sul sistema percettivo. E faccio un esempio, l'esempio degli autostereogrammi. Gli autostereogrammi sono manifestazioni visive che possono essere lette in due modi diversi, a volte come un insieme complesso di forme, di punti, di forme, di colori, situati in un piano singolo, e ora se può dire che stanno producendo un effetto di tessitura, ma a volte possono essere lette come un spettacolo in tre dimensioni. E lo scopo del gioco è passare dalla prima lettura alla seconda. Vedono? Uno spettacolo in tre dimensioni. Vedo direttamente 2 secondi. Posso prendere presso il mio computer? Scusate, stiamo osservando nella sala l'immagine che io sto rilevando sul vostro computer per notare la tridimensionalità. Che dicevano non si fermano. Forse gli altri che sono nelle sue stanze vedono meglio da noi. E sono dadi, un cornetto. In questo caso vedremo le cose in tre dimensioni. Si stacca il motivo
i dati del fondo. Forse questo è più semplice. Difficile dello schermo. Una semplice sfera. No, credo che le condizioni non sono ideali. Lo scopo, dicevo, era di passare di una visione piana a una visione in tre dimensioni. Il successo della manovra per ottenere questa terza dimensione dipende dalla capacità dello spettatore di non fare convergere i suoi occhi sulla superficie, come fa di solito, ma di lasciare la visione attraversare il fondo. Tuttavia, questa attitudine varia molto. E il 10% dei soggetti non riesce mai a percepire gli osteogrammi. Questi sono particolarmente gli astigmatici e le persone avendo un occhio dominante. E avrebbe potuto parlare del daltonismo. Il daltonismo che dice che è una malattia? No, è solo una differenza fisiologica entra la percezione dei colori. Il caso più spettacolare del daltonismo è confondere il verde il rosso, ma sappiamo che sono molte piccole differenze tra due colori che il daltonista, generalmente il daltonista sa ciò che è rosso, ciò che è verde, ma non ha la stessa percezione delle piccole differenze tra i colori. E i primi fattori fisiologici. Ci sono anche fattori volontari. Le soglie possono essere gestite volontariamente. Il pittore che sbatte le palpebre la sua visione cromatica è più bassa, ma rimane la visione delle grandi forme. Sbattere le palpebre cambia sistematicamente il prodotto della sua percezione. È una filtrazione di determinati parametri. Un altro semplice esempio di ciò è la nostra percezione di chiaroscuro. Con una soglia molto alta ci abbattiamo il messaggio in zona centrale ben illuminata e una zona periferica scura e indistinta. Abbassando la soglia siamo comunque in grado di dissociare le entità la cui riunione costituisce ogni area. Possiamo scrutare le zone periferiche. Terzi parametri, le soglie possono dipendere di stili di percezione.
stili di percezione differenti a seconda del soggetto, come alcune persone non sono quindi in grado di percepire gli autostelegrammi, indipendentemente da qualsiasi limitazione fisiologica, alcune non sanno optare per una sola delle due possibili soluzioni nei casi di bistabilità, la famosa bistabilità. Dimentichi fare un esempio, dimentichi dare un esempio, il topo, no, il canale, come si dice, il patto in italiano, il patto. Duck. Papero, sì, il paperone, le paperone, il papero, papero, una donna, cioè la bistabilità. Alcuni possono vedere una cosa sola, gli altri possono vedere le due cose. Hai gente più o meno sensibili al camuffare, ma soprattutto questi stili di percezione sono modulabili secondo parametri sociologici o antropologici, come il sesso o l'appartenenza a una data cultura. Il modo di dividere ciò che si percepisce è per gestire questa divisione, queste divisioni, è infatti legato alla cultura. Un bel esempio è quello della pittura orientale. Lo spazio della nostra percezione è connesso. Questo spazio è connesso, è una parola che è geometria. Vuol dire che abbiamo, quando vediamo le cose, abbiamo una continuità senza vera soluzione tra le diverse porzioni del percepito. Possiamo distinguere cose, ma non c'è una vera soluzione di continuità. E la pittura occidentale, la nostra, mantiene generalmente questo carattere. Generalmente nella pittura occidentale tutto lo spazio è occupato. Mentre la pittura orientale, cinese, soprattutto giapponese, non fa lo stesso, al contrario, presenta isole di percezione separate da spazi dove si vede solo il supporto, piuttosto il supporto piatto. Spazi che possono occupare fino a 2/3 della pittura. Qui è la foglia, i caratteri. Si possono così incontrare spiagge iconiche che vediamo con contraste, ad esempio mare e montagna. Spiagge che non solo sono disgiunte, ma che sono separate, nella pittura orientale, separate da un'area non dipinta. Un'area vuota o che rappresenta il vuoto, non sapevo. Questo vuoto può essere interpretato in diversi modi. Per esempio, ad esempio, un sguardo occidentale può fare di questo un segno dell'isolamento degli elementi del mondo. Il nostro mondo sarebbe fatto isolati, senza possibilità di comunicare, o può
possiamo fare una lettura iconica del voto e decidere che nulla, la nebbia, la nebbia, che è una nebbia. È possibile per una cittadina occidentale percepire questo, ma l'orientale fa otra lettura. La lettura orientale è molto diversa. Qui nessun disordine, ma un ordine, non c'è nessuna discontinuità, ma è una fusione. Il vuoto è questa volta una sorta di nebbia generatrice, ma una nebbia generatrice. Il vuoto è il vuoto da dove sorge il mondo, il luogo di una metamorfosi degli opposti. È un modo di digerire le soglie molto differente. È possibile capire che le culture diverse fanno una utilizzazione differente delle soglie. Infine, le soglie, per terminare, le soglie possono dipendere dalla durata del processo. La soglia prima fissata ad una certa altezza può essere abbassata nel caso di una percezione prolungata. Questo è il caso di un appassionato dell'arte che sfrutta i dettagli, che prima vede l'insieme, ma dopo sfrutta i dettagli di una pintura. È il caso di un cacciatore appostato che mira la natura e è preparato per vedere un animale. È anche il caso di uno scienziato che conduce osservazioni. Le soglie variano con il tempo del processo. Qui, nei stili di percezione, nella durata del processo, i fattori volontari, le aspettative culturali e sociali giocano quindi un ruolo capitale. Si può aggiungere questo? Le semiotiche riproducono inoltre questa variabilità delle soglie dei meccanismi recettoriali. Nella produzione dei segni iconici, le operazioni di discretizzazione o di continuitazione, invento la parola. È contrario alla continuitazione, è contrario della discretizzazione, modificano le soglie. La continuitazione abbassa le soglie, mentre la discretizzazione la innalza. Per essere conventi, possiamo prendere questo esempio e comparare il quadro, la pittura di Monet, intitolato Femme assise sulle sole, donna seduta sotto i salici, e la pittura di Monet, e la sua riformulazione sotto forma di un disegno al tratto proposto da un grafico, con la riformulazione con le sue zone cromatiche uniformi. Nella prima, i confini tra le gamme cromatiche sono sfocate e queste gamme hanno piccoli gradienti, mentre nella seconda, secondo messaggio,
limiti sono aree nitide e sottolineate da linee nere, e le zone sono omogenee. Era l'esempio per illustrare l'affermazione che le segnatiche riproducono questa variabilità delle soglie. Altro esempio sarebbe le varie tecniche utilizzate nei diversi arti visive. Queste tecniche possono imitare le diverse limite percettive. La tecnica dell'acquarello focalizza l'attenzione su una soglia di determinazione molto bassa, mentre l'olio consente per o non lo fa sempre, ma consente per aumentare questa soglia. La variazione delle soglie ha ovviamente un impatto sulla costituzione del mondo percepito e quindi sul senso ad esso attribuito. Una soglia situata più in basso, o più fine, o più folle, o più soglie, farebbero sporgere entità più numerose e più piccole. Ci saranno nuove entità, e quelle nuove entità sono quindi frammenti di quelli vecchi, come la soglia, l'altra soglia, ma il contenuto totale rimarrà invariato. Viceversa, alzando la soglia, si ottengono tipi visivi più astratti. Abbiamo terminato con questo punto, qualità, entità e la soglia. E risumo a questo punto. E dopo passeremo al principio del diplomo. Resumo qui per dire che tale è la origine percettiva della conoscenza, è la congiunzione di tre acquisizioni simultanee: la qualità, l'entità e la relazione. Chiamo conoscenza elementare questo insieme inseparabile di una entità segregata e di una qualità coestensiva all'entità, coestensiva con questa unità e quindi distintiva, entità e qualità caratterizzate da un'interazione con altre entità, altre qualità. La conoscenza umana, parlo di conoscenza, penso alla conoscenza umana, ovviamente, ma questa proprietà, la distinzione di entità, di qualità e la relazione, questa proprietà della conoscenza, può anche essere attribuita a tutti gli altri esseri viventi. Parlerei più tarde in un modo sistematico, a parlare degli animali che sono capaci di percepire le cose che fanno astrazione, costruiscono anche come noi, costruiscono categorie.
lo vedremo domani. Ma devo concludere per dire che al processo di classificazione delle entità corrisponde un doppio meccanismo di stabilizzazione dell'esperienza che il percetto, una stabilizzazione dell'esperienza si elimina, si eliminano i caratteri irrilevanti. Possiamo fare astrazione, un'astrazione che troviamo così all'origine del processo cognitivo del riconoscimento delle entità, processo nella sua radice più elementare. Passiamo a un ultimo problema, sarà l'ultima cosa oggi, è il principio del dipolo. La soglia non sarebbe possibile se i nostri organi non fossero attrezzati per confrontare gli stimoli vicini tra loro. Ora, chi dice confronto dice automaticamente la facoltà di distinguere almeno due eventi sensoriali. L'apparato che produce il confronto, la comparazione, la distinzione, deve quindi, per definizione, comprendere almeno due ricevitori, ovvero consentire di misurare due stati di fenomeni, due stati dello stesso fenomeno, in due momenti distinti. E questo che chiamo il principio del contrasto elementare o dipolo. Possiamo vedere che questo principio, senza questo principio, non ci avrebbe alcun senso. E è un meccanismo molto generale. Ci sono molti manifestazioni, innumerabili manifestazioni di questo meccanismo. Possiamo sfruttare il facile esempio del corpo umano, degli esseri umani che hanno due occhi, due narici, due orecchie, eccetera. Ma ci sono molti altri esempi. Prendere tre esempi, i due primi esempi si riferiscono a contrasti simultanei. Vuol dire contrasti che si perseguono allo stesso momento. E il terzo, si riferisce a contrasti soggettivi, il che implica l'intervento di una memoria per comparare due stati dello stesso processo. Il primo esempio sarebbe la locusta. La locusta per orientarsi ha tutti i seri viventi sono messi in flussi di sensazione attiva, flussi di informazioni variati. E ad esempio, la locusta può orientarsi grazie
membrane, a due membrane, perché sono sensibili al suono. E la differenza che si può misurare, differenza entre i due meccanismi nuovi. È la cosa che faccio sempre normalmente, faccio una camminata nei banchi presso gli studenti. È difficile rimanere sempre allo stesso posto, soprattutto quando Maria Giulia sta facendo fotografie. E mi viene per interrompere questo corso. Altro esempio del contrasto simultaneo, alcuni insetti, oltre a questi insetti che volano seguendo correnti di odori, cercano di equalizzare l'intensità delle loro percezioni su ciascuna delle loro due antenne. E questo è il fattore che rende il loro ruolo delle altre, il loro ruolo a zigzag. E allo stesso è il fattore che rende più difficili da catturare. Terzo esempio, altra volta insetti. Altri insetti possono valutare l'altitudine alla quale volano in base alle modifiche subite dalle forme localizzate nel loro campo visivo. La differenza tra due momenti di percezione costituisce un contrasto simultaneo e la differenza è interpretata come un indizio dell'altitudine. Questa è la descrizione con un esempio semplice, la descrizione del dipolo. E questa semplice descrizione fornisce l'inizio di un schema generale che si trova fondamentale nell'architettura dei circuiti informativi. Non basta quindi percepire il mondo per ricavarne informazioni, ma bisogna percepirlo due volte. Tutto si riduce alla percezione differenziale di una quantità fisica. Lo ripeto, l'individuo vivente è immerso in molti flussi intersecanti, flussi di materia, il vento, correnti di acqua, il cibo, flussi di energia, calore solare, gravità, flussi di varie radiazioni, come la luce. Tutti questi flussi sono orientati e caratterizzati da una variazione lungo un asse, cioè un gradiente. Vivere è essere tra questi gradienti. Il dipolo è l'strumento utilizzato dagli esseri viventi per ottenere questo risultato. Io ripeto, per identificare un gradiente non solo bisogna essere sensibile alla grandezza che lo caratterizza, sensibile al tipo di flusso, ma anche saper misurare lo flusso, misurare i due punti per identificare la direzione del cambiamento, oltre che la sua intensità. Questo due punti formano il dipolo. Il gradiente crea contrasti nello spazio o nel tempo,
ISO no, quindi è necessario due sensori accoppiati per percepire, oppure un solo sensore che ne percepisce la grandezza in due momenti diversi. Il significato consiste quindi nel distinguere, nel dividere, ma anche allo stesso tempo nel riunire, nel unificare, nel mettere insieme. Possiamo vedere che il raggruppamento consente notevoli risparmi e guadagni di frequenza, invece di elaborare una massa di informazioni separate. Dobbiamo solo preoccuparci di un solo dato. L'esplorazione del traslocare dei raggruppamenti è quindi una strategia essenziale per gli esseri viventi. Noi fermiamo ora, se è possibile. E domani avremo un problema che è molto più familiare ai semiotici. E partiamo dalla opposizione del dipolo per fare la domanda: il senso è una cosa piena o è una cosa negativa? E già sapete che la semiotica europea ha optato per la seconda risposta negativa. Vedremo che la descrizione del meccanismo elementare, ho esposto, permette spiegare la negatività, però allo stesso tempo permette spiegare anche la sensazione di brevità che abbiamo ante il senso. Vedremo anche problemi che permetterà raggiungere le scienze esatte della semiotica, dimostrare che il senso può essere considerato come un'energia. E dopo parleremo delle categorie. Non sarà il livello più mentale, ma un livello di complessità molto superiore. A domani.